Eccoci qua, è facile capire dove stiamo, guardate, eh? Eccoli qua, i tetti di Leonessa, la bellissima cittadina di Rieti, in provincia di Rieti, sui monti Reatini. Ecco qui c'è Attilio, e lui ve elenco tutti i nomi anche perché non mi ricordo, quindi. Allora, è domenica 18 dicembre 2022, diciamo, io mi sbaglio, 18 dicembre 2022 stanno a fare le conoscenze. Senti, sentite che casino, eh? No, sto a far sentire il casino che è stato a fare. No, stavo parlando della festa che fanno in notturna qui. Ah, ok. Ci vuoi venire? Andiamo tutti oggi sul Monte Fazzolettone. Va Fazzolettone! bene, oh, andiamo sul Monte Fazzolettone, qui sui Monti Reatini. Iniziava subito con una salita da paura, qui da freddo così, alle 8:30 di mattina. Che Escursione al maschile, è? Siamo No. in minoranza Siete io te e Angela. Angela, basta, siamo tutti tutti maschiacci. maschiacci brutti e puzzolenti. E Scorregioni. come hai detto? Scorregioni. Ok, aspetta. Vabbè, allora ci vediamo. Siamo sul Monte Farsolettone che passeando sotto Altiglia il Monte Corno è per rifugio la Malga. E vabbè, qua faccio vedere ancora una volta. Leonessa vista dall'alto. Contatto dopo. Ok, La prossima volta siamo arrivati qui, la questa bellissima parete che viene chiamata la Mano del Diavolo dai Leonessani, che sono abitanti di Leonessa. Io non so se si chiamano Leonessani, ma mi viene in mente questo, sicuramente sarà così. Eccola qua, e continua la nostra salita, e che salita verso il Monte Fazzolettone. Serve ad asciugarsi le lacrime sopra la sudata. Ecco qua. Abbiamo raggiunto il fontanile, il pezzo più ripido l'abbiamo superato. Questo è un cartello. È un cartello che doveva indicare qualcosa. Doveva. C'è lo spogliarello? Tutti a levarsi i giacchetti, bravi. Comincia a far caldo, regà. Se comincia a sentire. Ed ecco il resto del gruppo capitanato da Angela. Oh, eri ultima, sei prima, mi spiega che. Ma che ha messo il turbo? No, ma infatti come hai fatto a superarli tutti quanti? Ed eccoci qua, siamo usciti dal bosco, sopra Altilia. C'era la nebbia, l'altra volta c'era il vento forte, sopra Altilia, beccavamo sempre così. Guardate che inversione termica dalla parte di Leonessa. Questo è il Catabbio, dietro c'è il Terminillo e dietro là c'è il Fazzolettone dove andiamo noi. E questo qua sotto è la Vallonina. È la strada che collega Rifugio Garibaldi a Leonessa, ma la strada è chiusa per dei crolli, quindi non ci andate. È aperta solo un pezzo, fino al Campostella. Ok, adesso sentiero così a mezza costa, giriamo dietro, passando senza salire sul Tiglia, andiamo verso il Fazzolettone e verso il Rifugio La Malga. No, ammetto. Ed eccoci qua, sulla bellissima cresta, che cresta? Sentiero volevo dire. Che sale verso il Monte Fazzolettone, guardate che nebbia che sta salendo, anzi guardate che spettacolo, bellissimo. Il gruppo ormai è rimasto giù, arriva, quelli sono quelli lenti dietro, e davanti ci stanno quelli forti, uno, due, tre, non ce n'è nessun altro, no, c'è pure Alfredo. No, capito? No, perché io mi sei con quelli VIP, stavi. Uno, due, tre, tu sei il cameraman. Ah, erate voi i tre forti, infatti mi hanno aspettato, mica, ma cioè, io stavo per ultimo, Poi ma ho visto che si sono fermati, fammi raggiungere, va. Ok, continua la salita verso il Fazzolettone, eh? È arrivata pure Angela, capirai. Avevamo detto quelli forti. Benissimo, potete pure prenderlo. Ok, questo adesso siamo arrivati a un Sono bivio. sotto? Sotto. Sotto, Alfredo. Siamo arrivati a un bivio. Questo qui continua a salire, va sui laghetti e poi un'altiglia, che comunque può rinnovare questo qua, passando da sopra, capito? Però noi No, che passiamo. discesa. Sì, ma poi. Noi prendiamo questo di qua invece, questo che va dentro al bosco, che adesso a mezza costa arriva fino alla prima fossa. Si chiama prima fossa, seconda fossa e terza fossa. E va a Rifugio La Malga, il Monte Fazzolettone, Tiglia, Corno, poi fa tutto pure da qua come potete fare tutto da là. Però noi intanto scendiamo a questo qua, che per il momento entra dentro al bosco, mentre quello era tutto panoramico, a parte che con tutta sta nebbia che vuoi vedere. È bellissimo sentierino del bosco. Tra questi sono faggi? Perfetto. Io non sono un esperto di alberi, quindi mi affido agli altri. Faggi. Siamo in una bellissima faggeta.
Questo poi comunque dovrebbe uscire fuori e cominciare a camminare a mezza costa allo scoperto, fino a raggiungere la prima fossa. Ok, andiamo avanti. Ok, bellissimo sentiero adesso qui, siamo fuori, è uscito il sole e guardate il spettacolo verso lì, il Terminillo. Ecco là, tutto il mio caro, a parte quello della Vallorga, no? Però va bene lo stesso, quello è il Terminillo. Lì a Pontenova ancora mancava sì. Ok, guardate che spettacolo. Bellissimo, guardate. Ma adesso quando usciamo qui c'è, sicuramente c'era un bel panorama. No, vedi, va. Oh, qui si parlava di spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Sì. Con limone, con il pane tostato. Voglio dire solo una cosa, vi dico. Abbiate pietà, io ho solo i panini che ha frittato. Sì, però. Se qualcuno di voi ha spaghetti, aglio, olio e peperoncino li deve tirare fuori. Guarda, in questo momento. Se qualcuno ha spaghetti, aglio, olio e peperoncino. E oh, caldi però, Non ce la vedi. No. Niente, tocca a na panini che ha frittata. Sì, e chi ce lo fa? Il rifugio non è gestito. Giusto se si famo da soli. Deciderai dopo, via, dai, siamo qui alla prima fossa. Bene. Siamo in quadripie, come vedete, andiamo alla terza fossa, dritto il 414, Monte Diglia è quello là. Eccolo lì, quella è la vetta del Monte Diglia, vedete quella specie di casetta della vecchia funivia. Da qua 20 minuti sulla vetta arrivi, la vetta del Monte Diglia. Noi ce ne andiamo di qua allora adesso, di qua, poi una volta tornata è fatto, torniamo indietro e sbucamo da quest'altra parte. E una volta state qui poi chi vuole va sul Tiglia e noi aspettiamo qua, ma questo è il ritorno. E poi sì, più avanti, il corno più avanti. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla terza fossa. Quello è il sentiero che abbiamo fatto l'altra volta, che venendo dal Monte Corno, avevamo fatto l'Anello del Corno, siamo riusciti là fino sotto a Fuscello. Adesso lo prendiamo quel sentiero che va sopra là, cavalchiamo lì, scendiamo subito e c'è il rifugio La Malga. Quindi questo qua già l'ho fatto io. Questo laghetto qui, questa è la terza fossa. Non è gelata, no? È ghiacciata? Ah, invece è il ghiaccio. Bellissima faggeta. Ok, andiamo verso il rifugio La Malga. Ed eccoci qua, guardate che spettacolo alle mie spalle. 1, 2, 3. Bellissima. Allora, quello è il Monte Corno. Quello là è il Monte Corno. Quello è il rifugio La Malga. Mi pare che si chiama così, che io vorrei aver letto La Malga, eh? Si chiama La Malga? Perfetto. Ed è qua la cresta che va al fazzolettone, dobbiamo andare. Noi famolo così famo. Salimo di qua, ce ne andiamo prima al fazzolettone, giusto? Poi ritorno, corno, rifugio, riscendiamo e torniamo indietro. Perfetto. Allora andiamo prima al fazzolettone, andiamo a piegare la cresta del fazzolettone, che è questa qua. Sua per Prati. A rifugio lo famo dopo rifugio, non so, cioè sai fa, ci spostiamo troppo là. No, perché siamo fuori. Ok, fuori sentiero, lungo i prati qui della Malga, ecco, questo è il Monte Corno, lo siete perfettamente, è bellissimo, rifugio, e noi venimo da qua sotto, e il Tiglia sta lì dietro, vabbè, ma non lo vediamo, ci dice che siamo troppo distanti dalla nostra rotta, ma intanto la dobbiamo raggiungere, sta lì sopra la nostra rotta, sulla linea di cresta. Ok, fazzolettone, siamo in arrivo. Sì, siamo arrivati sulla cresta del fazzolettone, che è una meraviglia proprio unica. Eccola qua, questa è la cresta, adesso va lì, poi scende tutta la cresta, sale a montagna, questa qua è il fazzolettone. Quello è il Terminillo, tutta la catena del Terminillo. E dovrebbe essere un 1622, qualcosa del genere. Terminillo è 2217. Una vetta da 2217 e una da 2216. Sarebbe 2217 quella che vedono da Leonessa, 2216 quella che vedono da Rieti. Allora, questo è il coso, abbiamo fatto l'altra volta, abbiamo fatto l'altra volta Canile, questo ti ricordi? È il Castiglione, sì, sì. E quell'altro si chiamava? Versanello. Castiglione e Versanello, abbiamo fatto l'altra volta. Quello lì è Passo la Fara, quello è Passo la Fara, questo è il Monte Corno, quello è dove stanno i cipi dei confine, stanno lì sopra, perfetto. Famo stessa cresta e se ne andiamo sul fazzolettone. Esatto. Sì, dopo da qui prendiamo il corno e vai dritto per dritto sopra. Così, tu punta sempre là così. Va bene.
primo uomo sul Monte Fazzolettone, una vetta che non c'è più assolutamente nessuno. Se voi andate su internet e cercate Monte Fazzolettone non ci sono relazioni, video, foto, niente. Quindi sembra che nessuno c'è stato mai. Se c'è stato non ha messo niente. Quindi noi siamo i primi che mettiamo un video sul Monte Fazzolettone. Metti pure i nomi, eh? Certo che metterei i nomi. Aspetta, facciamo una foto. Andate tutti intanto così. Diceva che siamo i primi ad arrivare su questo monte. Fazzolettone. Perché dice che non ci sono né video, le impressioni, né riprese d'altro. La mia impressione che è stupendo. Guardate. Salite, salite. Eccoci qua. Sul Monte Fazzolettone, sono fatta tutta sta cresta ed è giù il Monte Corno. Bellissima cresta del Monte Fazzolettone. Olè. 1622 metri, questa è una vetta che in pratica non ci viene nessuno. Chi ci viene? Adesso i sassi quanti ce ne stanno, facciamo un bel ometto di pietra e poi lo facciamo vedere. E voilà, adesso quando arrivate sul Fazzolettone ci trovate l'ometto di pietra. Questo bastoncino l'abbiamo fatto noi, così la vetta è riconoscibile. E adesso ci rifacciamo tutta questa cresta qui, fino a quell'altra vetta lassù che è il Monte Corno. Per chi c'ha voglia, io non ce n'ho tanta, ma vediamo, intanto da lassù ci dobbiamo tornare per forza, quindi vedete loro lungo la cresta, stanno a risalire. Ok, stiamo risalendo alla cresta del Fazzolettone, che è bellissima, fatela, guardate che spettacolo, qui laggiù in fondo vedete, quello laggiù è il Tilia, si riconosce da quella schifezza sopra la vetta che è quella specie di antennone. Adesso alcuni di noi, forse tutti, vediamo, saliranno sul Monte Corno, che sta qua dietro, quando siamo qui si vede benissimo, proprio di fronte a noi, che non è difficile da raggiungere, manca solo la voglia. Ed eccoci qua, rifugio La Malga, Monti Readini, eccolo qua, chiuso, perché la gente fa i danni e l'hanno chiuso, hanno fatto bene, perché dalla finestra si vede, dentro è tutto scritto, scarabocchiato, con la vernice, quindi qualcuno è venuto qua, ha fatto i danni e i padroni di qui hanno deciso di chiuderlo. Comunque ci sono le panchine fuori per mangiare. Buon appetito a tutti! Ma che volete entrare? Eh? Volete entrare? Ma perché sanno i chiavi? No! E quando ci frighi? Nonno le metteva lì. Nonno, ma nonno no! Ok, rifugio alla Malga, poi ce ne andiamo. Poi Attilio, loro sono stati anche sul Monte Corno e quindi anche Tilia. Beata a voi. Ok. Ok, partenza dal rifugio La Malga. Comunque stamattina avevo detto che il laghetto era la terza fossa, quella era la seconda fossa, la terza è questa. Ah, ecco. La terza fossa è questa, la seconda è il laghetto e la prima era dove stavamo lo Saltilia, per salire sul Tilia. È aperto? Dopo tre ore, oh, la fa, ma fanno spingere le porte, sei buona aprile. Ma è aperto? Che c'è sta dentro? C'è quello spa, questo qui che è l'angolo, quello lì per la sintonia. Ah, ma non sa, infatti mi sembrava strano perché una porta deve stare sempre aperta, perché non avevamo spinto bene, ecco perché c'è un tavolo dentro, benissimo, via. Terza fossa, adesso andiamo verso la seconda fossa passando per un altro sentiero, eh? Ok, andiamo avanti, via. C'è adesso chi sale sul Tilia, guarda, ve lo indico, è lui, si è fatto Fazzolettone, Corno e Tilia, e pure Tilia vanno a fa, siete proprio forti, siete un... Ok, questa è la seconda fossa, io avevo detto che era la terza fossa. Allora dove stava scritto Fuscello e noi l'altro giorno avevamo preso sto sentiero e detto ma sarà questo? Sta scritto lì, Fuscello, Leonessa. Va bene, questa avevo detto prima la terza ma è la seconda fossa. Siamo venuti da là e risalimo da qua. Che fa? Te la fa una salitella? Ah beh, però mi raccomando, sono tutte discese, anche perché le discese fanno male alle ginocchia, quindi mi raccomando, andiamo tutti in salita, vai. Ok, noi abbiamo preso quest'altro sentiero che camminava sopra quest'altra cresta, cioè il sentiero di stamattina era quello di sotto, dove stanno loro, vedete, passava dentro. Invece adesso siamo saliti qui, su quest'altro sentiero, di cresta da quest'altra parte, e siamo qui. Di fronte al Tilia, adesso c'è la salita al Tilia per chi vuole, vedete quella striscia bianca, seguite quella, si segue
poi alla fine della si punta la vetta, poi si scende dall'altra parte, c'è il laghetto. Io mo non credo che ci vado, vediamo loro. Loro sì. Guardate che bello, questo è il Monte La Pelosa, questo qua è il Monte La Pelosa, quello sta quella croce gigantesca, la montagna che devo fare, mi piace. La zona qui sotto si chiama Fuscello. Ok, adesso siamo qui sotto il Monte Tiglia che sta qua sopra, abbiamo preso quest'altro sentiero, stamattina siamo passati qui sotto, c'è il sentiero che lo aggira qui sotto, la corsa, però noi andando di qua andiamo al laghetto alpino, andiamo. Quindi ci andiamo qui, il tempo è un altro 10 minuti e arriviamo anche al laghetto. Nel frattempo loro sono saliti sul Tiglia da quella da parte qui dietro e riscendono sopra il laghetto. Guardate che bello, termino oggi non si è mai scoperto, è quello in mezzo ai nuvole, sempre stato così, tutto il giorno. Invece questa vallonina, guardate che spettacolo, boschi a non finì. E c'è pure Attilio. Ed eccoci qua, siamo arrivati al laghetto montano, alpino, montano che sia, del Monte Tiglia, che sta qui sopra la mia sinistra. Quindi infatti da qui muori scende Alfredo che è nato sopra il Tiglia. E quella è la funivia, ma che funziona solo in estate però. È una vergogna venire qui con la funivia. Adesso noi scendiamo qui, e qui c'è un fontanile, prendiamo quel sentiero e andiamo a riprendere il sentiero di stamattina. Quello che ci ha portato prima al Monte Fazzolettone e poi al Corno. Quindi abbiamo fatto un anello intorno al Tiglia quasi. Ok, laghetto alpino. Eccoci qua in discesa dal sentiero del Monte Tiglia, che è quello lassù, Monte Tiglia. Adesso stiamo scendendo lungo questa dorsale fino là, dove stamattina abbiamo preso quel sentiero che andava sotto là. Quindi abbiamo fatto un anello qui intorno, riscendiamo, adesso andiamo lì e riprendiamo il sentiero di stamattina, che poi ci porta direttamente a Leonessa. Ok. Allora sarebbe bene adesso il Catabbio con quello della Madonnina là, quello della montagna, che non mi ricordo come si chiama. Né nel monte e né come si chiama il santuario. Laggiù c'è il Monte di Cambio, a sud è pulito, a nord c'è la neve. Terminillo sempre così da stamattina, qua la nuvola è finta. Sono sempre così, si è spostata qua la nuvola. Ma quella lì che è il corno. No. Oh, eccoci qua, stamattina abbiamo preso questo di sentiero. Questo qua abbiamo preso stamattina. Ho fatto l'anello e siamo riusciti da qua, perfetto, quindi. Possiamo tornare giù a Leonessa, è inutile che fammi video dopo di questo perché tanto il sentiero è quello dell'andata. Quindi siamo giù a Leonessa. Bene. Un applauso a chi, vediamo un po'. In cerca della patata, dell'arca perduta. La patata di Leonessa. Ah, devi cercare la patata di Leonessa. Oh, io non voglio di niente. Lasciamo perdere, guarda. La signora ha chiesto la patata per il gnocchi. Ah, ecco, la patata per il gnocchi. Ah no, io domando, non so che cavolo. Che ne so. Una cotta fritta e lissa. Quindi la patata di Leonessa l'avete sentito? Io sapevo che era rossa. No, è scura. Oh. No, la patata di Leonessa. Comunque stiamo a parlare. Comunque stiamo sempre a parlare della patata al tubero. Ah, ecco, va bene. Allora sì. Devo chiedere a Gianni dove comprare. Ok. Allora andiamo avanti, via. Ho fatto escursione finita. Eccoci qua. Siamo di nuovo sopra i tetti di Leonessa. In 7 ore e 1 minuto e 16 km per fare il Monte Fazzolettone. Quindi tutto a posto. Questa è Leonessa, la famosa patata di Leonessa. Ve saluto e ve ringrazio. Sto lontano perché c'è uno da Lazio, che già ride. Ve saluto e ve ringrazio. Forza Roma, bassa la Lazio. Lui è da Lazio. Cioè, a parte guarda, voi vi faccio vedere un attimo, guarda. Se riconoscono, li vedi? Se riconoscono. Ma quale? Ma chi? Ma se ne va ancora a giocare? Ha detto che ha vinto il derby, io mi ricordo. Vabbè, Leonessa.